Allora, accogliamo lui che da 18 anni è uno dei giudici di Ballando con le Stelle, l'unico, ve lo dico, è l'unico presente dalla prima edizione di Ballando con le Stelle, ma è anche un affermato stilista, un creativo, e oggi qui ci parlerà di tutte quelle volte buone che ha avuto nella sua vita. Qui con noi Guillermo Mariotto. Cioè, sei entrato su Beyoncé perché tu l'hai vestita. Io quando ho scoperto questa cosa sono impazzita. Dimmi tutto di lei. Guarda com'è di giovane. Sempre, no? La puntina di... Balivo. È da 18 anni Balivo. Che vi segua Ballando con le Stelle, e quindi sto imparando un po' da Mariotto, hai capito? Brava. Mettiti un po' più là, sennò la luce non è buona. Poi mi chiami e mi dici... Fai vedere che superi il maestro. Ah! No, è impossibile superare il maestro. È impossibile. Allora, Guillermo, sei pronto a raccontarci le tue due vite? Perché vi dico così? Perché da una parte noi abbiamo un Mariotto che, come dire... L'abbiamo visto spesso, quasi sempre, molto cattivo. Dall'altra parte, però, c'è anche un Mariotto buono. A un certo punto ti stupisce, si emoziona, ti sorprende. Quindi noi oggi vogliamo capire... Anche io c'ho un cuore. Ma da questo... qualche parte ce l'ho, però ce l'ho. Però questo cuore non esce sempre, eh? Mica quello di tutti esce sempre. Anch'io lo tengo pronto per quando serve. E adesso vediamo quando il cuore non lo avevi, in questi momenti che alzavi la paletta e davi zero. Ma come si fa ad alzare la paletta e dare zero? Lui lo fa. Guillermo Mariotto! La noia. Perché? Quello che fanno i miei piedi non si vuole collegare al cervello. Ma non si vedeva tanto. Si vedeva. Zero! Peggio di così non potrà mai essere. Ah, tu dici zero! Abbiamo un mefistofelico Mariotto, con le sue cornine qua tirate su. Zero! Come Ponzio Pilato, io mi lavo le mani su questa coppia. Io è dalla prima puntata che ho tentato di farvi fuori a tutti i costi e non ci sono proprio riusciti. Per quanto riguarda il ballo, c'era qualcosa di promettente. Zero! Io non ho visto un gran collegamento fra l'udito e i piedi. Zero! Io volevo dire, insomma, che balli malissimo. Il mio modesto parere, insomma, non sei un gran ballerino, dai. Con voi non provo niente. Sei un ballerino incredibile e quando piangi non piange nessuno come te. Cioè, davvero sai essere senza cuore, hai stroncato le speranze e forse chissà, no? Le carriere di astri nascenti della danza. È esattamente al contrario. Cioè? Pensa, perché lo zero è un faro che illumina. Quando io do lo zero e tutti pensano quanto è cattivo, eccetera, la gente acchiappa il telefono e vota, li vota, e per quel poverino bisogna votarlo. No, non mi dire adesso che è una strategia. È così. Anche poi, perché, scusa... Ma guarda, quelli che gli ho dato zero arrivano alla finale. Cioè, è il porta fortuna, praticamente. Ma se no, ti faccio l'esempio. Sì. Temi soltanto quando io do 5. Perché 5? Perché 5 vuol dire non ti considero. Adesso sappiamo questa cosa e faremo attenzione a settembre se ci sarai. Chi può dirlo? Le vie del Signore sono infinite. Esatto. E quelle dei Mili pure. Senti, Guillermo, però quando tu alzi lo zero, comunque c'è sempre accanto un grande professionista. Parliamo un attimo delle ballerine. Come sono queste ragazze? Meravigliose, sono come mie nipote. Ah! Mie nipoti, io proprio l'ho viste crescere. La più brava chi è? Quella ragazza con i capelli rossi? Ma la più brava... La Tripoli? Cioè, sono 18 anni, c'è stata la Titova, la Cunine faceva ballare i ciechi.
dico, fai ballare un cieco, ma non così. Che tipo, che il cieco la portava su così. Quindi in una Nera mano è la tua la preferita? Su. È la tua preferita? Fra le maestre ho trovato la Kuninen proprio una bomba atomica. So che arrivano delle nuove. Ah, quindi lei sì. Sarà fatta fuori? No, la Kuninen è andata, ha partorito. Sì, ha fatto sì, sì. Però ha fatto le star, no? Quest'anno? Il la Kuninen no, quest'anno. No, quest'anno no, niente. Ah, sì, ballerino per... Qualcosa, scusa, non sì, sapevo, ha fatto la ballerina per notte. Ricordo, non me le ricordo sì, tutte sì, le sì. puntate. Allora, quindi lei ti piace? Lei mi piace, per esempio, la ingenua malizia. La ingenua malizia della piccoletta... Chi è la piccoletta, la piccoletta adesso? Chi è la piccoletta? Chi è la piccoletta? Chi è la piccoletta? Lucrezia? La piccolina. La piccolina? Piccolina. Ma chi è la piccolina? No, la piccolina, ragazzi, la piccolina. A me piace però Alessandra Tripoli, questi capelli rossi. Cioè... La Cusmina, bravo. La Cusmina. La Cusmina, ingenua malizia. E la Tripoli com'è? La Tripoli, tu la vedi così roccia, eccetera. È una donna innamoratissima del marito. E questa cosa ti dispiace? No, no, è che lei comunque, per quanto possa essere sensuale, eccetera, c'è una specie di barriera che non passa perché lei al suo marito gli deve l'anima, nel senso proprio, non concede tutta, completamente, non lo concede, perché lei è veramente, felicemente sposata. E questo è un valore enorme, sì. Riuscire a fare tutto questo... senza concedersi fino alla fine, perché sono di un altro. Hai mai ballato con loro? Sì, 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 è capitato. Ti è capitato? Nelle feste, dopo ballando. Le feste? Che mettete? Gioca a jouer? No, cosa mettete? No, perché gioca a jouer noi ce l'abbiamo, perché sai che... No, che ne so, mettono salsa, merengue, mettono mille canzoni. Io voglio vederti ballare. Mm. E quindi? Mm. Milli mi disse una sera... Milli, aspetta, quando nomina Milli, un attimo mi fermo, rigida, rigida. Il ristorante dove io ero con degli amici, lei era in un altro tavolo e io tutto goliardico. E tutti mi dicono, Mariotto, perché balla pure te, birra, balla. E sono andato da Milli e gli dico, Milli, ma sai, questa volta quasi quasi, mira. E Milli mi disse una frase della Bibbia, che io poi non sapevo... Della Bibbia? Che non sapevo nemmeno che era nella Bibbia. E mi disse... Non dare le tue perle ai porci perché essi ti sbraneranno. Pum, gli ho detto, sono andato a cercare la frase, ho detto, la Bibbia, era la Bibbia, la Milli, me la bocca. Va bene, okay. Milli. Mai più. Oggi è un one to one con Guglielmo Mariotto, ma io le maestre di Ballando con le Stelle, adoro. Alessandra Tripoli e Vera Kuninen. Kuninen, ce le ho. Ce le ho. Ragazzi, questa, ma è un questa, palo, questa, ma questa, è un palo, questa, palo. Però il ritmo c'è, un po' di ritmo c'è. No, è un palo, fermo, no, a me quella canzone non mi piace, mi dovete far ballare quello che mi piace. Ah, no, 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 che ballo tutto, io non ballo tutto. Scusa, quella canzone ti piace? Vai. Vedi, è sempre colpa degli autori, hanno sbagliato l'ingresso, niente. Fra le due, quella di Angelina, per me... La noia? Sì.
no, Mariotto, non ripete. Dai. Allora, accomodatevi, accomodatevi. Amore mio. Come stai? Amore mio, ti siamo mancati. No, vabbè, ma ti siamo mancati. Però, scusa, veramente sul serio pubblico da casa, io non sapevo che loro c'erano. E quello che ho detto di loro... Hai parlato bene! L'ho detto con il cuore. Le mie nipoti. Grazie. Cunine, tu lo sai che ti ho amata da sempre, per sempre. La ma guarda che loro ti metteranno alla prova, attenzione. Ma facciamolo riprendere, perché lui è vero che ha dato insomma tutti questi zero, ma è stato anche buono, perché a un certo punto la paletta del 10 lui la alza, l'ha trovata esatto, grazie Alessandra, lui la trova a un certo punto la trova. Ci metto un po' ma la trova. Honey, are you coming? Samuel, ti hanno dato una che dai funziona. Che sei contento, dai, e te lamenti pure, ma ringrazia il cielo, oh, finalmente la legge dell'attrazione, Paolo, del desiderio. Paolo, sei arrivato fra di noi. Paolo 10. A me allora, questa cosa mi è piaciuta da morire. 10. Io non mi sopporto. 10. Chi è che ti terrà a testa la finale? Chi è? Ti sopporto. 10. Quattro passi saldi di valzer al ritmo perfetto. Addirittura. Sì. 10. Balla. Oh, e questo è già qualcosa. Hai ballato divinamente bene. Tu ribalti questa storia. 10. Quando sommi l'amore al ballo, il ballo diventa un sogno. Non è una frase fatta. Favolosi, favolosi. 10. Questa sera, per questo che avete fatto, posso dirvi una sola parola: tango. 10. Io sono fiero di te che hai... Grazie. Seppellito quell'ascia da guerra. Mi è piaciuto molto. Allora, quando la trova, come oh, detto, sono tantissimi. Io non mi ricordavo così tanti dieci. Alessandra, facciamo qualche domanda di cultura generale di ballo a Mariotto, prego. Le sue le conosco. Alessandra, perché prego. Questa cosa mi piace proprio tantissimo. Ti piace, lo sapevo. Non si è fatta molto. Pregare per venire. La metterò in curriculum, sappiatelo. Allora, dimmi, amore, musica intensiva, tanti anni sei con noi, quindi io sono sicura che non ne sbaglierai una. Allora, se ti dicessi che cos'è la batucada? Ah, la batucada! Allora, e io te la spiego, è una di quelle cose che trovo volgarotte. Ok, come trovi ma volgari? Cos'è? Ma cos'è? È una di quelle no, io proprio cos'è? Di me, è uno di quei movimenti che fanno chip chip da morire. E di che ballo? Ma quale ballo? Zamba. Giusto. Che ha detto? Zamba. Zamba. Questa la sapeva, via. La sapeva, ok, vabbè. Secondo me l'avrà letto da qualche parte. Sì. Ok, seconda non domanda. Non si fidano, capito? Sono 18 anni che sto lì e non si fidano di me. Aspetta, non è finita. Vittoria. Allora, come sai, noi facciamo diversi stili di ballo, ok? Abbiamo il caraibico, il latinoamericano, abbiamo il ballroom. Ma nei balli latinoamericani quanti balli abbiamo e quali sono nella categoria latinoamericano? Ok, salsa, samba... Merengue? No, merengue non lo fa. Merengue no, Vera, non è merengue, non ci sta. No, diglielo che volta non ci sta. Stato. No, merengue fa parte dei caraibici, come anche la salsa. Quindi è sbagliato. Quindi sbagliato. Due su tre è sbagliato. Altra domanda, questa non la sai. Ok, va bene, questa non la vale. Latinoamericani? E la salsa abbiamo non il caraibico, parte. E poi abbiamo il latinoamericano. Sì. I caraibici sono una cosa a latinoamericano. Ma io sono nato, sono caraibico e latinoamericano. Giustifichiamolo, va bene. Beh, queste distinzioni le hanno scritte gli inglesi. Sì, è vero. Capito? È vero. Si sono inventati gli inglesi, capito? Con la corona della regina si sono messi a distribuire come sanno. Colonizzatori, che sono come sono i balli latinoamericani. Ma che ne sanno? Vedi, pienamente d'accordo. Attenzione, abbiamo qualcosa in comune. Allora facciamo così, Vera, ora tocca a te. Vai. Tocca a te. Questa non me la vedo. Qualcosa contro Mariotto, vai. Contro. No, contro, cioè, vedi. Dai.
Ti allora, mettiamo alla prova, dai. Mettiamo alla prova. E balli? Ballo. La telecamera è lì? Sì. Canzoni che conosciamo, però non sai quale stile. Devi dirci lo stile, che balla okay. Vera. Un ragazzo incontra una ragazza, okay. La notte poi non passa, la notte se ne va. Sei venuto così bene. Non mi è venuto così bene, ma tu con questi tacchi non ti è venuto bene. Non si è capito bene. No, che non si è capito che bello. Non si è capito. Dovresti anche riconoscere il ritmo. Lascia stare, a parte il ritmo, vi confesso, è in camera caritatis. In camera caritatis, vi confesso che certe mosse non sono indigeribili. Indigeribili. Che le ho viste mille volte, eccetera, e poi hanno dei gestini che non ti piacciono, che sono eterni, sempre dagli inglesi viene queste cose. Che sono proprio oggi. C'è la Carole che mi fa il bagaccio, che tu non capisci niente, perché è quello piedino destra con e piedo sinistra. Che ma non ti pare che sta un po' sta cambiando il discorso? Perché è vero, ma come non si lo chiama? So. Non lo sai! Oh, datemi un zero! Datemi, illuminatemi con uno zero! Guillermo Marietto! Ragazzi, Guillermo Marietto è una ciaccia! Zero! Ecco, ecco, per esempio, cia cia cia. Non ti piace un passito paradante e un passito para atrás. È come nasce nella mia terra. A questo cia, punto. Cia, cia. A pensa questo se punto. Quello poteva poi ricordarmi il cia cia cia. Chi tritto, Guillermo Mariotto, zero o quello buono? Chi sei tu davvero? Chi sceglie? Chi sceglie? Vai, Vera. Posso scegliere io? Trittali allora, tutti! Trittali tutti! No, posso dire, non ti faremmo bene tritando il Mariotto cattivo. Perché, capito, altrimenti ti roviniamo il personaggio, quindi io ti a noi serve l'altro. Questa qua, a noi serve questa qua. Triterei a noi, Mariotto cioè, buono non serve a nulla. Ho capito, questa cosa è terribile. Cioè, non... È terribile. Vado. Cioè, il Mariotto buono non serve a nulla, ha detto, oh. Capito? Vai, ti pentirai delle parole! Quello buono è tritato! Tu, Ninel, ti pentirai di queste parole. Noi ragazzi, noi piace la storia, è finita così. No. Adesso Vera ed Alessandra andranno da Fabrizio D'Alessio, perché sennò me lo deconcentrate, perché sta per arrivare il prossimo Tritavolte. Tra i giurati si parte dalle donne, tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. No, aspetta, ci stanno anche gli altri. Sì. E gli altri due. Intanto tra le donne, chi sceglie e chi trita? No, trita tutti. me lo chiedi pure. Allora, ma trita prima i maschi. Scusa, dai. E invece tra Canino e Zazzaroni? Vai dentro, vai, li porto io, da su. Trita. Quanto fai fatica a tritare. Tu vai da Fabrizio, prego. E niente, Mariotto vuole tritare tutti. Vai. Venite, Alessandra, Vera, accomodatevi. È un momento altissimo, tu triti tutti. Ivan Zazzaroni! Ma perché lo triti? Che senso? No, trito tutti. Ma perché triti tutti? Come no? Perché sì, perché c'è motivo, per illuminarli, no? È come dare lo zero. Canino! Vai. Proprio con piacere non tiro l'altro. Ma io non ci credo, tu li stai tritando tutti. Yes! Ma cosa dirà Milly Carlucci? La Smith che mi ha tritato qua dentro pure lei. Ah, è vero, Carolyn Smith ha tritato. Carolyn Smith, chi la fa l'aspetti. One, two, three, five, Smith, four. Ma la tua vicina di banco triti anche la Lucarelli. Aspetta. No, ragazzi, ha tritato tutte. Aspetta. Cioè... Aspetta, ci si riduce la Beh, dovete aspettare. Vero, Alessandra? Ma dovete aspettare che finisco di parlare. Ah, ok, ok. Non fate giusto, come la giuria che non mi fa parlare. Allora, c'è un fataccio. Un fataccio. Un avvenimento. Uno solo. Forte, accaduto, del quale, è vero, sì, mi sono tramaricato e pentito.
Con chi? Con la mia cara Selvaggia. Ah, sediamoci, parliamone. Capito? Che c'è stato un episodio nel quale c'era molta agitazione, il pubblico era fuori di testa, e il pubblico là dentro, credetemi, schiamazza in un modo che non si capisce più un tubo. Io ero convinto che quello che stavo dicendo di Selvaggia non si capisse. Non mi sentivo solo e alzai il tono in un modo così forte che però era un tono nella sala, non nel microfono. Nel microfono era quello che sentivano da casa. Succede. E il tono di voce mio era lapidario, perentorio. E la ferita, l'ho ferita. Selvaggia Lucarelli. L'ho ferita perché l'ho sentito, ce l'ho accanto, lo sento quando una donna è ferita. E quindi, umilmente, ti chiedo scusa in pubblico. Oh. Io te l'ho chiesto in privato, però in pubblico, perché io ti amo. Perché io ti amo e per questo non ti trito, se no ti tritavo. Solo per quello. Allora, Guglielmo Mariotto tornerà a casa con la foto di Selvaggia Lucarelli, potrei anche fare una cornice. Basta. Basta, certo. Non andiamo basta. Oltre. In tutto questo, Mili sapeva di te qui e ti manda questo video messaggio. Oh, Madonna mia. Mamma la chiamo. Mammina, sì, mammina, come no? L'ho sempre chiamata mamma, da quando all'inizio. Mami. Ciao Guillermo, ciao Caterina. Beh, mi sembra strano doverti dire qualcosa in televisione così in una maniera così formale, perché noi ci sentiamo sempre in continuazione, ci messaggiamo e ci diciamo tante cose, tra le quali io ti ho sempre detto, e non ho nessuna esitazione nel dirlo davanti a tutti, che ti voglio bene da sempre, ma oggi ti voglio dire un'altra cosa che forse non ho detto spesso durante questi tanti anni di collaborazione, che io ti stimo proprio tanto, ti stimo e amo tantissimo la tua intelligenza, la tua creatività, anche il tuo essere irregolare, imprevedibile, qualche volta pericoloso, se vogliamo dirlo, tra virgolette, naturalmente. Ma tutto questo è entusiasmante, fa di te una persona mai prevedibile, mai scontata, mai banale, veramente un uomo intelligente che sa far molto bene il suo lavoro, e nella creatività tua, quella del tuo lavoro di stilista, e nella creatività che metti nel lavoro televisivo. Quindi lo voglio veramente dire davanti a tutti, perché meriti che ti venga riconosciuto. E poi voglio dire, tanti anni passati insieme, non saprei. Se tu mi dici, ti ricordi il primo giorno che ci siamo incontrati? No, non me lo ricordo, perché secondo me noi ci siamo sempre conosciuti. Non c'è stato un momento in cui non ci conoscevamo e non ci frequentavamo. Per me sei parte della mia vita. Tant'è vero che tu stesso mi chiami Mami. Adesso, se sono diventata la tua mamma, beh, questo vuol dire che veramente ci conosciamo da sempre. Quindi, insomma, per dirti, un abbraccio, un bacio, ed è bellissimo lavorare con te. Bacioni, ciao. Grazie. Mami! Mami! Mami, grazie, mami, grazie, grazie, veramente, proprio con tutto il mio cuore, grazie. Perché sentirglielo dire, lei è l'ammiraglia, quindi c'è una specie di rispetto proprio che ispira proprio lei come aura, non un rispetto, io sono sempre a casa di Mili Carlucci, cioè io sono ospite a casa di Mili Carlucci, e quindi c'è questo rispetto. Quando lei fa così, è uscita proprio da là, lo sappiamo. Beh, devo dire che quel grazie, bambino mami. Che da piccolo era un po' bullizzato, era un po' preso di mira, perché era sportivo, ma allo stesso tempo gay, e questa cosa non era accettata da chi ti stava vicino. No, perché ero bravo nello sport, in certi sport, proprio. Riuscivo a fare il salto mortale sul cavalletto, e questa cosa non andava già a nessuno, perché tutti gli altri sfiguravano, e quindi a volte mi facevano del male perché nelle gare non riuscissi a farlo. Eppure con due costole rotte sono riuscito a farlo, poi sono rimasto così proprio per un mese. Quando è che i bulli hanno capito che Guillermo non doveva essere più toccato? Purtroppo non è un episodio bello da raccontare, è che una partita di calcio in cui, è cosa che i venezuelani secondo me non sanno fare, sanno fare il baseball, pallacanestro, tutto, però
il calcio no. Io non ero, era obbligatorio, e io vedevo che ogni volta che arrivava la palla a me venivano tutti e mi riempivano dei calci le stinchi. Allora quando arrivava la palla mi scalzavo, mi dicevo così, evitavo. Allora hanno scelto di farmi il portiere e io dicevo, quelle palle fanno male. Quando me la vedevo arrivare di qua, mi mettevo di qua. Insomma, comunque, in quelli del calcio era un po' una rabbia feroce di uno che insisteva, ma l'ho visto fare anche in altri campi di calcio internazionale, quella della serie ti do una testata, e a dei livelli altissimi. E io invece ho fatto una corsa con tutti i preti, agostiniani, i genitori, era domenica, ho fatto una corsa al centrocampo, gli sono saltato addosso, gli ho preso i capelli, aveva i capelli lisci lunghi, e gli ho intrecciato le dita, e mi sono aggrappato lì e non sono riuscito a staccarmi. Non sono riuscito a staccarmi. Da quel giorno, che poi fu plateale, ogni volta che mi vedeva passare cambiava strada. E da lì è finita, perché nessuno pensava che, non è, che è meglio lasciar stare Mariotto. Però non è stato un bel gesto il mio, lo stesso, perché violenza che risponde con violenza, però la disperazione a volte ti porta. Non me ne vanto, non è un vanto. No, tu vai anche nelle scuole a parlare di bullismo. Appunto, per cui io so oggi che il bullo ha dei problemi. Il bullo, c'è un papà che è bullo, e spesso. Quindi bisogna risalire, ma queste cose le impari con il tempo. Quando sei bambino è un'altra storia. Guillermo Mariotto, prima l'abbiamo visto con Beyoncé o Beyoncé, e prima l'abbiamo visto in atelier con Milly Carlucci, perché appunto lui è uno stilista e un creativo. Ad un certo punto fu scelto anche per partecipare alla giuria di Miss Italia. Era il 2007 e c'era l'immensa Loretta Goggi a condurre con Mike Buongiorno. Con Mike. Ma Guillermo disse una cosa a proposito delle ragazze, coniando poi da allora il termine lato B. Fu un'ecatombe quella volta. Tutti gli andavano contro, io me lo ricordo benissimo. È stato benissimo. Proprio inaspettato. Sembrano altri tempi, no? Perché oggi si parla di body positive, sì. Insomma, le misure, eppure tutto questo è successo. Vogliamo rivedere quel momento? Ah, ce l'hai proprio quel filmato di quelle. Ah, che meraviglia, fammi vedere. Uno dei componenti della nostra giuria ha una richiesta particolare. Sì, Guillermo Mariotto. Mi lasci senza fiato, però. Scusate. Non so se è permesso nel regolamento. Come che cosa stilista, vuoi? Di solito, scegliendo le modelle, guardo i davanti e guardo i dietri, e non c'è un'inquadratura. Siamo troppo lontani, non riusciamo a vedere il dietro. È una considerazione che va fatta. Vuoi vedere i dietri? Sì, okay. I dietri delle ragazze, una panoramica, un'inquadratura. Non è che infrange il regolamento. È una considerazione che va fatta, cioè il lato B viene dopo il lato A, ma è necessarissimo per noi, per giudicare la gente da casa. Io direi che Patrizia Mirigliani può dire se questo regolamento può essere infranto oppure no. Io non so poi se le ragazze sono anche disponibili a fare una roba così. Non credo però che si possa fare. Possono camminare? No, adesso perché camminare, per sì. La... Allora, è arrivato il caffè caldo, volete ragazze? Ecco, prego. Allora, cosa successe? Perché poi tutti ti attaccarono, quel caffè o no? Grazie, sì, prego. Volentieri. Guillermo. Allora, no, la cosa andò, è molto, molto, molto comico, no, le vie proprio del signore che sono magnifiche e a sorpresa. Ah, andiamo bene. Aspetta, che stanno chiamando. Chi ti sta chiamando? Chi no, è? No, lascia stare. È Stefano. Chi è Stefano? Il tuo nuovo fidanzato? No, il mio socio. È il tuo socio? Sì, è il mio. Ma è Stefano Dominelli? No, è la mia famiglia. Ciao Stefano! Ciao Stefano! La mia famiglia. Abbiamo fatto l'edizione di Vendami Insieme. Allora, Non potevo salutarlo. Dimmi comunque. Allora, è successo che c'era Massimo Romeo Pipparo che aveva fatto la coreografia. Certo. Le ragazze lui gestisce oggi il Sistina, fa i musical. Esatto. Più importanti le ragazze d'Italia. Scendevano le scale, arrivavano in fondo alle scale, un po' alla Siegfried Follies, e
dicevano che volevano salvare il mondo, quelle cose che si dicono a Miss Italia. Abituato a fare casting con le modelle che camminano avanti e indietro e uno vede davanti, vede dietro, normale, cioè una persona è composta da tutto. Me ne uscì con quella storia, dico, ma perché la Goggi non si vede lì, diceva votate, 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 giuria, votate. Io ho detto, che votiamo? Il davanti. E poi, non, capito, era proprio difetto professionale. Dissi dietri, perché di dietro era, mi sembrava pesante, non c'era un modo di nominare la parte dietro senza essere volgari, un po' volgarotto. E allora uscì il fare che, vabbè, lato B, cioè lato A, lato B. Allora, Mike Buongiorno, lì non si vede, che era un genio, prese la palla al ballo e disse, sì, e c'ha ragione Mariotto, ma quelle che sono già passate non sarebbe giusto per loro se le prossime lo fanno. Vediamo domani. Domani c'era una partita e quindi sarebbe stato domenica, il che dette tutto il tempo alla stampa di montare a meringa la storia. E là la Mirigliani se ne uscì dicendo, ma mica stiamo leggendo Misculetto, i suoi titoli. Ciao. Apriti cielo! E tutti ben pensanti, ma interrogarono il mondo. E il ben pensante dice, ma è un contest di bellezza, si deve vedere tutto e qua e là, come se proprio una cosa non si doveva vedere, che è la cosa più naturale del mondo. Avevo toccato l'apice di questa frase, che in realtà... Io adesso ti devo interrompere, perché noi stiamo scoprendo però Guillermo Mariotto, amato da Milly Carlucci, ma questo l'avevamo anche capito 18 anni che sei lì. Però sentirselo dire, ti capisco. Posso garantire che fa bene al cuore, Vera, perché a volte lo diamo Alessandra, per scontato. Devo dire che appena le abbiamo chiamate hanno detto subito di sì per te, avevano anche degli impegni, ma sono venute per te. E poi io ho fatto un'altra cosa, ho detto vabbè, ma Guillermo Mariotto avrà una famiglia, diranno qualcosa di male su di lui. Ci sono riuscita secondo voi? Guardate, la mia famiglia non è possibile. Mia famiglia. Niente è impossibile. Ma sono tutti lontani. Senti. Ciao, sono Andrea Quintero Mariotto, la nipote maggiore di Guillermo Mariotto. E volevo parlarvi un po' di mio zio. Mio zio è Luce. Quando sono con lui, so che sarà un momento di cultura, di apprendimento, divertimento e tanta riflessione. È un dono averlo e sono molto orgogliosa di quello che è e che faccia parte della mia famiglia. Ti quiero mucho. Te mando un beso. Ciao zio, saluti da Barcellona. Un bacio. Ciao a tutti. Ciao zio. Scusa la pintura. Posso dire che Guillermo è anche il mio migliore amico. Con lui posso parlare di tutto. E anche puoi imparare così tante cose. È pura felicità. Per quello che sei il mio maestro. Ah, io ti voglio bene. Ciao. Mio zio Guillermo è un star. E non solo per la sua fama, ma per la sua anima. Gentile, spirituale, è magnifico. Ti amo per sempre, zio preferito. Erano Andrea Carolina, Jonathan, Isabel Cristina, vivono in Europa. E ma hanno con te un legame speciale. Oh, io sono lo zio Peter Pan di loro. Non è proprio... Le ho fatti volare. È un cucciolotto, è un cucciolotto. Allora, con... grazie, grazie. Potete riposate, ma soprattutto domenica sera dovete guardare la serie che è tornata in maniera prepotente e bellissima, che è Macari, e stanno per entrare i protagonisti qui alla Volta Buona. Guardate questa anticipazione. Grazie. A voi.